mangiano voracemente gli ultimi profughi scaricati in stazione. Sono arrivati verso l'una in un rituale ormai consueto dopo lo sdegno per l'abbandono dentro un pullman di qualche mese fa. Scendono con quello che gli hanno assegnato come vestiario e c'è chi si copre con una tuta da operaio, forse il simbolo di questa umana precarietà. Fa specie vederli distesi lungo il corridoio che doveva appartenere al piccolo centro commerciale della stazione ed invece è diventato di fatto il centro di prima accoglienza, che come al sud sta già scoppiando perché dagli iniziali 20 oggi qui dentro si è superata quota 100 nelle presenze. Al punto che non stanno nemmeno più in vetrina, ma seduti all'esterno in attesa che qualcuno decida il loro futuro. Ogni tanto passa qualcuno che scende o va a prendere un treno e la sensazione è da zoo con la sbirciatina alla gabbia umana. Dall'altra parte, transenne di fortuna conducono ai bagni della stazione e all'unico bagno chimico messo a disposizione, ennesimo segno di una precarietà che già rischia di sconfinare con la normalità. Per loro arrivano gli aiuti dalle associazioni. Da un furgone si scaricano dei viveri, ma anche del vestiario da dare a chi non ha proprio nulla e che qui, in queste condizioni, pare proprio aver perso davvero ogni dignità.